Thank you.
Sente, sempre figlia di San Benedetto, di cui lei è 190 verso un po' successore, ed è molto pregiare per il sito con il saluto in piazza ai monaci che tanto ha dato, tanto ha confuso in questo territorio per la sua cultura, per la sua civiltà, per la sua formazione. È una piccola linea della nazione territoriale del Monte Cassino. Personalmente, non so se vi ricorda, noi ci conosciamo da tanti anni, quando io venivo a San Vittore per aiutare a portare il suo ministero pastorale, lei tornava dagli studi da Roma e faceva catechesi insieme a San Bernardo, a Roberto Donatelli. E qualche volta, giustamente, che si trovava il sabato, mi chiedeva delle spiegazioni, ricordo in particolare sui 10 comandamenti, i precetti generali della Chiesa, che cosa bisognava dire ai ragazzi. E adesso sono io suo alunno, e lei che deve in qualche parte. Perché lui ci deve illuminare, anche lui ci deve aiutare, come aiutare i giovani che sono andati a Sidere, così deve aiutare anche i nostri giovani. Cosa fare? Per noi si potrà fare proprio un convegno non sui giovani, ma dei giovani, per scoprire quali sono i loro problemi. Perché purtroppo la volontà del nostro
parola o opera annunzi l'immenso amore del Padre, che è il segno più eloquente della croce del suo Figlio. Preghiamo. Thank you.
ci assalgono, resta con noi, oh Signore. Quando lo scoraggiamento atterra la nostra speranza, resta con noi, oh Signore. Quando l'indifferenza raffredda il nostro amore verso di te, resta con noi, oh Signore. Quando le nostre giornate sono piene, al culmine della nostra celebrazione abbiamo portato per le strade del nostro paese, tra le nostre abitazioni e quindi tra le nostre gioie, i nostri dolori, i nostri affanni, le nostre soddisfazioni, Gesù Eucaristia. Ma non eravamo noi a portare Lui, era Lui che porta noi, sempre, comunque. Così come sempre e comunque nei secoli era Lui a portare la sua famiglia. Fa che nelle nostre case regni l'armonia e la concordia, che la fede e la tua legge informino i nostri giudizi e le nostre azioni, che ci completiamo scambevolmente riconoscendo le nostre possibilità e i tanti limiti.